Professore Candia, siamo qui per chiarire una tematica che è venuta fuori nei giorni scorsi. Lei avrà certamente avuto modo di leggere questa lettera di una mamma della scuola media di Canneto che evidenziava fenomeni di bullismo ai danni del suo figliolo. Sì, e ho letto senz'altro la lettera, e la lettera tra l'altro rientra anche in una serie di domande che spesso le famiglie pongono, più che altro allarmate, nella paura che siano fenomeni che si sviluppano in modo incontrollato. Ecco, non è così, intanto devo dire che non ritengo di dover intervenire nello specifico di casi particolari, come l'ha fatto il genitore, ma io, anche per una questione ovviamente sia di privacy sia di deontologia professionale, non credo sia opportuno che io intervenga nello specifico di casi. Intervengo invece nello specifico del bullismo. Il bullismo nella scuola è da noi considerato uno dei tanti fenomeni con cui dobbiamo avere a che fare nel momento in cui programmiamo, pensiamo, monitoriamo, valutiamo l'andamento didattico disciplinare degli alunni. Questo noi lo facciamo con una cadenza periodica, la cadenza mensile dei nostri consigli di classe. Il nostro primo punto all'ordine del giorno è parlare proprio di questo. Fra i fenomeni di comportamento esistono degli elementi, dei fenomeni, degli eventi di criticità che a volte, dire, riteniamo di dover considerare per l'appunto un pochino esasperati. In questi casi noi tentiamo con un intervento immediato di ricomporre questi eventi nel contesto della classe. Ecco, magari tante volte capita che la famiglia magari ritenga che non si veda abbastanza quello che viene fatto. In realtà è un lavoro molto sottile, molto silenzioso, che l'insegnante fa quotidianamente in classe facendo attività, facendo parlare i ragazzi di argomenti con la scusa, come dire, dell'apprendimento, la scusa dell'italiano, la scusa della lettura di scienze, possano farli riflettere proprio su questi aspetti della convivenza. Sono spunti di natura didattica che però ci permettono di lavorare sull'ambiente, sul clima di lavoro, sul benessere degli alunni in classe, che è per noi una condizione fondamentale per i processi di apprendimento. Quando queste situazioni a nostro avviso diventano un pochino più esasperate, noi abbiamo anche una certa esperienza da questo punto di vista, allora interveniamo in maniera anche un pochino più consistente, come dire, per esempio anche con ricorso ad esperti esterni. Lo abbiamo fatto negli anni passati e lo stiamo facendo anche quest'anno. Per quanto riguarda lei, non vuole entrare nello specifico, però devo farle per forza di cosa una domanda. Il genitore evidenziava che il fenomeno si era già verificato nel passato, che erano state fatte delle promesse, degli interventi, però tuttora persiste. Sì, le promesse sono state sostanzialmente mantenute. Io voglio precisare, giusto ecco, per dare una risposta, a mio avviso certi fenomeni vanno sempre dimensionati nel loro contesto e non vanno mai esasperati per più di tanto. Dico quali sono state le promesse mantenute. Noi facciamo delle attività proprio in questa direzione, delle attività extra con i ragazzi, promuoviamo progetti extracurricolari. Il progetto in sé ha valenza nel momento in cui mira a rimotivare l'alunno alla vita scolastica, mira ad insegnargli a vivere nel gruppo, mira a gestire una situazione collettiva, mira ad essere, come dire, a farlo rendere meno egoista, più partecipe dei bisogni degli altri. Noi riteniamo in sostanza che come dire, l'aspetto punitivo, l'aspetto repressivo sia semplicemente un'ultima spiaggia. In mezzo ci sono molte altre modalità di intervento sulle quali noi riteniamo di poter lavorare anche con una certa efficacia. Non bisogna fare ovviamente allarmismo perché, come dire, ci sono degli interventi e questi interventi sono stati negli anni piuttosto regolari. Aggiungo qualcos'altro. Noi facciamo più o meno tutti gli anni, da 3-4 anni all'inizio dell'anno scolastico, attività di formazione con i docenti sul benessere, scolastico, sulla costruzione del clima di lavoro, sulle relazioni con
le famiglie e con i colleghi, con l'ambiente di lavoro. E in più dico un'altra cosa molto importante che credo sia legata a questo aspetto, e che è in questo momento lo svolgimento di una grossa attività di sperimentazione che noi stiamo facendo con diverse classi sull'apprendimento cooperativo. Sono degli esperti che entrano nelle classi in sinergia con gli insegnanti, vivono la quotidianità tutta la mattina della vita scolastica, momenti intensi, la spiegazione, l'interrogazione, il lavoro collettivo, la ricreazione, l'entrata e l'uscita dalle classi, eccetera. Danno indicazione sia agli insegnanti, sia anche alle famiglie dove lo ritengano necessario, e ci aiutano in qualche modo a governare meglio questi processi, bullismo compreso, laddove si ritenga che si tratta realmente di bullismo. Dico questo giusto per chiudere, che questa attività che noi abbiamo ritenuto molto efficace l'abbiamo incrementata e pensiamo di dargli una scadenza pluriennale, e questo è un buon lavoro di supporto anche per evidenziare criticità come queste.